Turbulence a pieno regime qui a stretta di mano, gli impegni diventano realtà. Turbulence, Gadi. Dopo, sì. Dopo sabato questa turbolenza di musica. Turbolenza. Va bene. Ci piace. Allora, ricordiamo ricordiamo vai, i numeri perché vai, so vai. Che tu No, volevo alleggerire un po' la puntata perché lo abbiamo so, però troppo di politica e... Infatti ora smorziamo un attimino vai. E ci introduci eccola. Sai perché sto facendo così, perché vorrei dire tante cose insieme, tra cui l'esonero di Zeman. No. Quindi 06 657 963 48, oppure per un messaggio 342 41 51 406, per non dimenticare la fanpage stretta di mano, e invece in TV canale 635 del digitale www.radioyes.it. Allora, ci spostiamo un po' sul calcio. Parliamo del Boemo, dai, perché è stato un fine settimana tormentato anche in ambito sportivo. La Roma non riesce mai a tenere un allenatore per tutta la stagione. Sempre colpa degli allenatori. No, ma guarda, scusa, ma i calciatori avranno qualche colpa, allora, dai. Ascolta. Allora, sì. Innanzitutto la Roma era dal 98 con Carlos Bianchi. Sì. Che non esonerava un allenatore. Tutti gli altri se ne sono andati. Vabbè, Luis Enrique, no, eccetera. Luis Enrique ha finito la stagione. Sì, se n'è andato. Voi fate mobbing a questi allenatori. Allora, si vede che avranno qualche clausola. E quindi dice: senti, ti do la mia posizione. Perché... La vuoi sapere la mia posizione? Così, certo. da romanista. Io ascolto tutte. Allora, innanzitutto, fare calcio col Boemo è un sogno. È stato un sogno, ci ha fatto divertire. Boom di abbonamenti, calcio boom, spettacolo. Boom di abbonamenti. All'americana. Non a caso siamo il miglior attacco, anche la peggior difesa quasi, tranne il Pescara. No. Ma però, che peggio voi. Però siamo il miglior attacco, ci ha fatto divertire. Quando siamo andati allo stadio abbiamo fatto 4 gol al Milan, 4 gol alla Fiorentina. Abbiamo fatto 3 gol a San Siro con l'Inter. Sì, ma quanti ne avete presi? È quello infatti il problema. Poi ci vengo intanto. Abbiamo risolto un problema e ne abbiamo aggiustato, diciamo, abbiamo aggiustato un problema e ne abbiamo creato invece, distrutto un altro. Purtroppo questo è il bello di Zeman, prendere o lasciare. Certo, il tecnico però si è messo un po' a fare il sofisticato. Ha preso Taxidis e subito è andato a litigare con De Rossi. Ha preferito Taxidis a De Rossi. Sinceramente De Rossi, centrocampista nazionale, l'avete visto tutti il valore nell'europeo, perché magari i laziali non vedono le partite della Roma, giustamente. Come no? Sì. Per come? No. Guarda che i laziali sono sportivi. Sì. Non sono come i romanisti, dico, ma sì, magari perde. Sportivi, guarda, per aver fatto una battuta, perché giovedì è finito il calciomercato, no? Poi sì, venerdì non siamo certo andati in onda, quindi non abbiamo potuto dire. E Raiola si è pure incazzato. Per aver fatto, sì, infatti, per aver fatto una battuta sul fatto che la Lazio aveva preso Paulinho, poi non è arrivato un fax, scritto è colpa del fax, praticamente sono piovute le critiche dicendo è colpa di Stekelenburg, è colpa dell'aereo, è colpa di Goicoechea, che sono i portieri della Roma, no? Quelli un po' incriminati anche nell'ultima partita. Addirittura, cioè, paravano a sedia. Sì, bravo, infatti. Aspetta che voglio leggere qualche commento. Vai. Vediamo un attimo se ancora non sono arrivati, perché dobbiamo ricaricare la pagina. Intanto... bella tecnologia. Sì. Comunque nel frattempo Berlusconi è arrivato al quinto punto a Ballarò, eh? Sì. Al quinto punto del suo programma. Ecco. Al quinto punto, sì. Quindi... Vediamo. Stiamo seguendo... Comunque un Floris in grande spolvero. Sì. Comunque sia, ti ripeto, i tifosi della Lazio... I tifosi della Lazio, quelli veri, sono tutti sportivi. Ma a parte gli scherzi, dai, devi essere sincero. Aspetta. Eh sì, eccolo lì. Così avete due profili. Abbiamo fatto. Ci sono due post sulla nostra bacheca con due. Uno della Roma e uno della Lazio. Quindi facciamo il derby. Chi avrà più mi piace vincerà il derby di stretta di mano. Che è di buon auspicio, perché qui rischiamo anche un derby in Coppa Italia, se il 14 aprile sempre va come sempre deve andare. Sì. Noi sì, non voi so sì, te sì. Guarda, non so voi. Intanto però Alemanno e Cochi, il delegato allo sport, sì, hanno già no. chiesto lo spostamento della finale di Coppa Italia. Questo diamolo come nota di servizio, sì. Tra l'altro io quel giorno avrò anche un matrimonio, ci saranno le elezioni, quindi spostatela la partita, sarebbe meglio, perché sì, cioè, sì. E mi raccomando, non fate danni a Tor di Valle, che vorrebbero fare lì il vostro
stadio. No, Tor di Pala. Ah, tra l'altro, una cosa importante, mi hai dato un ottimo input, bravo Belaid. Sì. Ieri abbiamo assistito alla protesta dei lavoratori di Capannelle e Tor di Valle. Hanno bloccato l'Appia e stamattina invece hanno bloccato la Via del Mare. È importante, esatto, solidarietà a queste 50 famiglie che si ritrovano all'improvviso senza lavoro e 200 cavalli, quindi qui entriamo anche nell'ambito veterinario, anche della tutela di questi animali, che da un giorno all'altro da campioni si trovano a vagabondi, perché non hanno più le stalle, non hanno più niente dove andare, dove essere ricoverati. Anche perché l'ippodromo di Capannelle non ha abbastanza, non ha una capienza così grande per poter ospitare anche tutte le persone, gli operai e anche gli animali che si andrebbero a spostare dall'ippodromo di Tor di Valle. Anche se ormai il problema un po' di Capannelle, poi magari nelle prossime puntate cercheremo anche di avere qualche operatore del settore che ci hanno contattato, soprattutto perché Capannelle si trova nel mio municipio, siamo stati contattati su questa cosa. Però Capannelle oggi come oggi ha perso un po' la sua destinazione di impianto sportivo, ma è diventato un impianto di eventi. Fiesta, lo conosciamo. Fiesta è quello più conosciuto. Ma poi ci sono l'Ottoberfest, tante piccole iniziative che comunque hanno un po' snaturato la destinazione d'uso iniziale di Capannelle e quindi l'ippodromo come corse di galoppo, dove da ormai tanti anni ci sono queste anche corse. Perché guarda caso tutti i fantini della Roma sono quelli che riescono sempre a perdere tutte le corse, quindi giustamente per evitare la figuraccia di tutti i fantini che tifano la S Roma vogliono mandarle a casa e liquidarli. Ti dico solo che in questo momento stiamo 1-1, quindi in piena parità. Però aspetta, la gara si fa su mi piace. Su non mi piace, va bene. Quindi, Giordano, metti mi piace, se no non vale. Stai perdendo la Lazio. Salutiamo Giordano. Sbrenna e giustamente dice il giocatore era Felp Anderson. Vabbè, ma non è arrivato perché è uguale, senza fax. Vedi che ci seguono. Attenti. Bravo. Giordano, metti mi piace, se no in questo momento sta vincendo la Roma. E soprattutto fai mettere mi piace perché deve vincere la nostra Lazio. Questo è molto importante. Vota e fai votare. A proposito, a breve metteremo anche il link qui su Stretta di Mano del video che io ho fatto divertendomi tantissimo sabato di David Guetta vota Belaid, così tutti potrete prendermi in giro e farvi due risate anche voi. Bene. O no? Certo. Bisogna approfittare della notorietà di questi artisti, no? Non è che noi siamo figli di... Noi siamo persone, cittadini comune, che si stanno rimboccando le maniche, soprattutto per darsi una bella stretta di mano. Stretta di mano e gridare tutti insieme Forza Lazio, che è una cosa molto importante. Non deviare i nostri ascoltatori, perché stretta di mano è della gente. E poi, appunto, il popolo è tutto, è della Roma. Vive nella città di Roma, dai. Faremo anche stretta di mano in versione derby. La settimana del derby ci divertiremo. Anche dai. Perché soprattutto voi avete anche sangue abruzzese, ma non ci addentriamo perché voi di Roma non avete nulla. Lasciamo perdere perché poi dovremo parlare di Valmontone, dei Castelli, tutte queste cose, tutti questi Lazio Club sparsi fuori Roma. Meno male, tutti i trattori che arrivano. Sì. Trattori. Comunque ne parliamo poi la settimana del derby, ci scateniamo. Ora dobbiamo invece dire una cosa, come quando diciamo che in politica la fermata dell'autobus, le belle cose non sono né di destra né di sinistra, diciamo anche che i contenuti e la bella politica, il senso civico non sono né della Roma né della Lazio, quantomeno della Juve, del Milan e dell'Inter, quindi non hanno squadra perché poi alla fine sono per il bene di tutti. Ora chiaramente è molto più leggera questa cosa perché entriamo in un ambito calcistico, però soprattutto quando si fa politica a volte si dice sempre tu sei di quella schieramento, allora non ti do neanche ascolto. Invece quando c'è un contenuto, quando c'è una cosa seria, io credo che alla fine essere di destra, di sinistra, di centro, di niente, c'ho poco senso. Gli ospedali sono di tutti, le fermate dell'autobus sono di tutti, gli asili sono per tutti. E poi salutiamo anche Francesco Totti perché abbiamo seguito tutto il servizio che ha fatto a disposizione
posizione delle Iene per questo ragazzo che purtroppo è affetto da sindrome di Down, che l'ha colto nello spogliatoio e gli ha regalato la maglietta, eccetera eccetera. E soprattutto sosteniamo la locanda dei Girasoli, che è una locanda che si trova, e se non erro, nel tuo municipio, sempre sì, Galli, sì, al confine, no? Tra il tuo e il mio, sei sesto e... anzi no, tu sei il io sono settimo, però diventerà forse tutto uguale se no? Si accorpa. Abbiamo visto questa locanda dei Girasoli, che è gestita completamente da ragazzi affetti a sindrome di Down, che la gestiscono in modo veramente brillante e soprattutto con tanto entusiasmo. E mi raccomando, se siete se una sera non sapete dove andare, volete scegliere un locale non particolarmente esoso e divertirvi, andate alla locanda dei Girasoli. E soprattutto, mangiando bene, divertendovi, fate anche una nobile azione, perché manterrete la continuità di questo locale, che ha manodopera completamente di ragazzi diversamente abili affetti da sindrome di Down. Quindi un doppio risvolto, quindi si mangia, anzi triplo, si mangia bene, ci si diverte e soprattutto si aiuta, si fa un nobile gesto. Anche perché lo Stato non li aiuta, quindi no. Aiutiamoci noi, che forse abbiamo molto più buonsenso. Intanto, per chi vuole, a termine della trasmissione può andare al cinema ascoltandosi Skrillex.